Un saluto a tutti gli amici di AppsParadise.it. Quest'oggi ci troviamo nuovamente in compagnia di Nokia Lumia 625 per poter fare la nostra video recensione dopo 7-8 giorni di prova. Ringraziamo inoltre Ufficio Stampa Nokia Italia per avercelo concesso in test. Nokia Lumia 625, terminale subito, contestualizziamolo nella sua fascia di prezzo di 249 € di listino, ma si tro può trovare tranquillamente intorno ai 200 € online. Abbiamo qua la scatola, abbiamo fatto un unboxing, vi invito a vederlo se siete degli appassionati interessati a questo. Mettiamo da parte la scatola e partiamo subito dal telefono. Telefono con Windows Phone 8, processore Qualcomm Snapdragon S4 dual core da 1,2 GHz, con appunto un'altezza di 133,3, una larghezza di 72,3, uno spessore di 9,2 mm per un peso di 159 grammi. Bello da tenere in mano, abbastanza compatto, non eccessivamente grosso, contando le dimensioni del display che sono da 4,7 pollici ed è un IPS LCD con risoluzione 800x480 pixel WWGA. Per quanto riguarda invece la memoria, interna da 8 GB, espandibile tramite micro SD fino a 64 GB, mentre la batteria è nel retro, non è estraibile, da 2000 mAh. Vediamo se riusciamo a farvi vedere il retro, comunque vi ho già fatto vedere tutto nell'unboxing, vediamo se riesco a rifarvi vedere ora. Vedete, batteria non estraibile, mentre qua abbiamo gli slot per la SIM card e la micro SD, micro USB per espandere la memoria disponibile. Andiamo a chiudere tutti i lati del terminale. Ecco fatto. Batteria quindi 2000 mAh che ci ha sempre portato a fine giornata con un utilizzo intenso, mentre per quanto riguarda un utilizzo un pochettino più blando, una giornata e mezza, 2 giornate si riescono a compiere, quindi anche molto buona tutta la varia gestione della batteria. Inoltre abbiamo nel retro una fotocamera da 5 megapixel con autofocus e LED flash che distribuita 1080p, oltre a una fotocamera frontale di qualità non eccelsa, anzi non è affatto un granché, mentre abbiamo a bordo anche LTE, quindi rete a 100 megabit per secondo. Andiamo a sbloccare il terminale, possiamo vedere qua sotto due notifiche, perché il sistema, ve lo diciamo velocemente, comunque Windows Phone non ha la gestione delle notifiche da pannello sopra, lo abbiamo tramite i Live Tiles, che sono appunto ridimensionabili, vedete in tre dimensioni, e ci notificano i vari messaggi, ad esempio. Vediamo già subito che la fluidità è buona, ma ovviamente Windows Phone 8, fluidità è sempre ottima da questi tipi di terminale. Windows Phone 8, appunto. Vediamo se riesco a trovarlo, altrimenti ve lo dico a voce. Lumia Amber, non Lumia Black. Lumia Black sarà disponibile a breve anche su questo terminale, anche se non subirà particolari Non subirà particolari mutamenti software a causa dei 512 MB di RAM. La maggior parte delle novità che verranno introdotte nella versione successiva, no Nokia Black, saranno disponibili soprattutto per i telefoni con 1 GB di memoria RAM. Questo invece ne ha solo 512. Adesso non è che sto girando a caso nel telefono, stavo cercando la luminosità subito per parlarvi di display. Display che possiede la luminosità automatica, abbastanza rapida, abbastanza precisa, anche se quando andiamo a
schermo, quando andiamo a schermo completamente sotto la luce diretta del sole, non va in alto, non va a livello alto, quindi non si vede tantissimo. Questo è il livello alto e possiamo vedere un problema del display. Vedete qua sotto, non so se si riesce bene a vedere. Provo ad avvicinarvi il terminale. Qua sotto ci sono delle bande di luminosità bianca nella parte bassa del terminale, che si vedono soprattutto a luminosità alta, che sono un vero peccato. Forse è il difetto più grande di questo display, con una diversità di luminosità nella parte inferiore del display rispetto al resto del display. Certo, a luminosità automatica non si nota quasi praticamente perché è settata leggermente più bassa. La luminosità è principalmente più alta in questo settore. Però, certo è che non è particolarmente gradevole se uno ci fa un pochettino l'occhio, ecco qua. Comunque, sto guardando dalla videocamera, non si vede particolarmente, mi posso assicurare che si nota. Comunque, in generale, non è affatto male il display. Se non fosse per questo, gli angoli di visione non sono proprio eccessi, vedete. Sono abbastanza buoni, però certo c'è sicuramente un pochettino di meglio in angolo di visione, però non sono affatto male. Display che ha dei colori che si possono regolare e vedete qua che sono veramente molto molto accesi. È un LCD e per essere un LCD ha dei colori che a me piacciono, sono accesi al punto giusto. Andiamo a farvi vedere qua nel display dove si può gestire. Vedete la leggibilità a luce diretta del sole e possiamo regolare la temperatura del colore. Vedete, più freddo e più caldo. E inoltre possiamo anche regolare la saturazione del colore. Io l'ho messa su brillante perché sono amante dei colori molto molto sparati. Vediamo qua. È impostata su brillante, però la colorazione del display a me soddisfa. Il display anch'esso non è super super definito, però andiamo ad avvicinarvi magari qua a freddo, che è scritto abbastanza in piccolo. I pixel non si notano particolarmente nell'utilizzo quotidiano del telefono, anzi, si vedono solo navigazione web, se andiamo proprio a chimicare, guardare bene, però nell'utilizzo quotidiano non si nota particolarmente questo display non molto definito, quindi display che ha questa. In pratica, pecca del display è questa luminosità in bassa, non omogenea, che certo non rende un po' tutto il telefono non omogenea, che è un peccato. Andiamo quindi subito a parlarvi di browser web. Abbiamo Internet Explorer, gestione a più schede e andiamo sul nostro blog Apps Paradise. La tastiera non presenta la vibrazione, ma è veramente ottima, solita tastiera di Windows Phone 8, che è veramente molto rapida quando andiamo a digitare nei campi di testo. Come potete vedere, la luminosità, il colore bianco è abbastanza buono, e tornando indietro posso farvi vedere anche il nero qua in alto, che per essere un LCD è abbastanza soddisfacente, ecco. Andiamo a farvi vedere la fluidità, che è buona. Pinch to zoom, veramente molto fluido, come tutta la fluidità generale del software. Vedete che è veramente ottima. Adesso stiamo andando anche più veloci di quanto andremo. Certo, quando facciamo un pinch to zoom out ha qualche problemino rispetto al pinch to zoom in, però ci siamo assolutamente. La navigazione è assolutamente godibile. Andiamo a avvicinarvi il telefono è un pochino, si nota la non altissima definizione, ma già zoomando così si vede molto molto bene. Il problema dei 512 MB di RAM si verifica quando andiamo a navigare su due schede, ad esempio. Andiamo a scrivere Google. E avendo magari solo 512 MB di RAM, quando dobbiamo cambiare da una scheda all'altra, è sempre
necessita quasi sempre di un caricamento. In questo caso no, perché Google comunque è una pagina molto leggera, ma solitamente quando cambiamo da una pagina all'altra un caricamento c'è sempre, anche quando apriamo una nuova scheda. Da questo punto di vista non è forse rapidissima l'esperienza. Solo questo aspetto rende non rapida l'esperienza, perché comunque sia, per quanto riguarda gaming ci siamo, abbastanza buono, ho provato un gioco e funziona abbastanza bene, come la fluidità generale di sistema è veramente, veramente ottima. Parlando ora di parte telefonica, possiamo dirvi che la presa di campo è veramente molto buona, come l'audio in capsula auricolare, si sente molto bene, si sente alto e chiaro. Ci sentono anche in modo molto chiaro dall'altra parte, quindi parte telefonica assolutamente promossa, come anche tutta la varia gestione dei contatti, che adesso non ho sincronizzato, ho tolto la sincronizzazione per questa recensione per privacy dei miei contatti, ma si possono sincronizzare con Facebook, Twitter, come nostro solito, ed è veramente una cosa molto 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 comoda. Andiamo un attimino di nuovo su Album per farvi vedere nuovamente e rapidamente il display, che non è affatto male. Ho sentito molte critiche in rete, volevo ribadire questo concetto, che per me, a parte quella linea là sotto di luminosità, e che alla luce del sole la luminosità automatica non va al massimo, sarà anche per questo problema che viene accentuato di più, non è il massimo. Quindi, mail è la solita mail di Windows Phone, vedete che possiede il PC to zoom out, veramente molto fluida. Questa è una mail che ci è arrivata giusto prima. E la gestione mail è veramente ottima, come al solito ci abituati Windows Phone 8. Andiamo a vedere un multitasking che è abbastanza, abbastanza rapido. Andiamo quindi ora in fotocamera. Fotocamera che prima di tutto vi facciamo vedere la fotocamera standard di Windows Phone, quindi le opzioni sono principalmente gli stessi, i video vengono abbastanza bene. Facciamo vedere, vedete qua abbiamo la possibilità di gestire fotocamera frontale, flash, filtri e scattare un video, collegamenti rapidi ad altre applicazioni e impostazioni per le foto. Ci sono le scene, la gestione dell'ISO, la gestione dei vari valori, bilanciamenti del bianco, le proporzioni e la luce ausiliare di messa a fuoco nel caso in cui volessimo utilizzare flash mentre scattiamo un'immagine. Andiamo a mettere velocemente la scatola come soggetto. Come potete vedere, lo scatto è abbastanza rapido, presente qua lateralmente il pulsante di scatto fotocamera, pulsante sblocco sblocco, bilanciare volume, sotto jack audio, pulito e sotto solo USB. Perché, chiedo scusa, mi ero dimenticato di mostrarvi il telefono in generale, mentre qua abbiamo appunto l'altoparlante. Le foto vengono abbastanza bene, adesso andiamo a farvele vedere in galleria. Ecco qua, questa è l'applicazione standard di Windows Phone. Comunque non ci sono molte funzioni, le foto alla luce del sole vengono abbastanza bene, vi è anche poco rumore generale dell'immagine. Questa è una foto al buio con luce artificiale, come potete vedere è venuta abbastanza bene, certo di rumore ce n'è, ma vedete qua tutta un po' di rumore, però in generale la foto non è male. Questa era una foto completamente al buio, è venuta molto luminosa e questa è una cosa positiva, anche se un pochino di rumore c'è. E questa è un'altra foto a luce, a piena luce, che tutto sommato non è affatto male. Mentre Nokia introduce anche una serie di applicazioni per quanto riguarda la fotografia. Chiedo scusa l'interruzione. Comunque, Nokia aggiunge una serie di applicazioni riguardanti la fotografia, veramente molto interessanti, che sono unici nel panorama Windows Phone 8, nel senso che vengono introdotti solamente introdotte nei terminali Lumia. Andiamo quindi subito ad andare, andiamo subito a vedere su le varie applicazioni. Prima che volevamo farvi vedere era Nokia Smart Cam, che
è la seguente, cerchiamo di farle vedere un pochettino tutte rapidamente, che permette di fare scatti rapidi, queste sono le varie impostazioni rapide comunque, permette di fare scatti rendendoli animati. Insomma, farà una serie di scatti, bisognerà tenere fermo il telefono per circa 3-4 secondi e il telefono farà scatti a ripetizione e noi in base a questi scatti potremo modificare l'immagine scegliendo lo scatto migliore. In questo caso ci ha scelto che Nokia, già in automatico il nostro telefono sceglie uno scatto, noi comunque potremo scegliere quale sia a nostro avviso scatto migliore. Possiamo scegliere scatto continuo, quindi poter far vedere, ad esempio, nell'arco di tempo in cui è stato girato il video, si può vedere tutti i vari spostamenti avvenuti in una foto e metterli in sequenza, oppure possiamo scegliere qualche frame piuttosto che qualcun altro, quindi possiamo mettere solo il primo, l'ultimo, il primo e il terzo, non far vedere gli altri. Possiamo scegliere messa a fuoco in movimento, mettendo a fuoco l'unico oggetto in movimento e mettere a sfocato tutto il resto dell'immagine, scegliere il volto, scegliere il momento in cui si è venuto meglio nel volto, in questo caso non c'è alcun volto da vedere e possiamo rimuovere l'oggetto, il movimento. In questo caso abbiamo la signora che non c'è più. Oltre a ciò, abbiamo altre applicazioni, oltre a Nokia Smart Cam. Torniamo in galleria. Abbiamo anche un'applicazione molto interessante, sempre Nokia Cinemagraph, che avevamo già visto su Nokia 925, ve la farò vedere rapidamente. Anch'essa per fare una serie di scatti in sequenza, possiamo decidere di animare una parte dell'immagine piuttosto che altre. Se avessimo avuto altre animazioni, in questo caso potevamo scegliere, ad esempio, qua magari una signora che si muoveva e non qua in basso, così dicendo. E sono funzioni assolutamente carine del terminale. Dal punto di vista fotografico, Nokia aggiunge anche Creative Studio che permette di modificare le varie immagini. Vedete, possiamo modificare con tutti i vari effetti e in sostanza un photo editor. Oltre a Nokia Creative Studio abbiamo anche GlamMe per fare foto dalla fotocamera frontale e modificarle anch'esse e Video Trimmer per montare video. Nokia Express per navigare risparmiando dati e prima di parlare di app musicali volevamo segnalarvi anche le varie applicazioni Earmaps, che sono l'applicazione preinstallata sul telefono appunto di Nokia. Riguardo le mappe, vedete che sono assolutamente molto fluide, è veramente ottimo, prende anche rapidamente il campo. EarDrive ed è un navigatore turn by turn, veramente ottimo, funziona veramente molto bene. Anche EarTransit che l'ho provato un giorno, mi sono affidato completamente a lui andando in giro con i mezzi pubblici e mi ha segnalato bene tutti i vari pullman e mi ha segnalato il percorso migliore da compiere risparmiando anche tempo, quindi bene da questo punto di vista. Non abbiamo messo musica sul terminale per farvi ascoltare l'audio, ma in compenso abbiamo preinstallato Nokia Mix Radio, che è un servizio appunto di Nokia che permette di ascoltare gratuitamente musica online, permette di farci selezionare tutto, la musica appunto in base ai più ascoltati italiana ad esempio, più ascoltati nel mondo e così via, e il telefono farà in automatico il nostro telefono proporrà un mix, una playlist che noi gratuitamente potremo passare avanti, saltare canzone per 6 volte, poi non si potrà più cambiare a meno che noi non facciamo il servizio a pagamento, ma comunque sia, servizio assolutamente interessante. Andiamo a farvi sentire una canzone, in questo caso questa è l'ultima che ci è capitata, non abbiamo ancora saltato canzone, quindi. Però forse possiamo anche cambiarla stavolta. L'audio arriva da qua dietro. Potrei stare ore e ore qui.
Audio abbastanza buono, abbastanza buona la qualità e un pochettino più alto della media, quindi molto buono l'audio, mentre se appoggiamo a una superficie tende un pochettino a sopprimersi, soprattutto se la superficie è assorbente, mentre l'audio in cuffia, grazie alla personalizzazione Dolby della musica, con la possibilità anche di equalizzarla, è veramente, veramente ottimo da questo punto di vista l'audio. Continuando per un tour del telefono, abbiamo preinstallato Angry Birds Roost con le varie statistiche di Angry Birds e quant'altro, le varie app social di solita di Nokia. DataSense che permette di farci vedere i dati utilizzati e selezionare la durata del periodo in cui vogliamo analizzarlo per quanto riguarda i dati. Abbiamo le solite le applicazioni, come abbiamo detto, Drive e quant'altro. Le varie applicazioni, a mio avviso, sono notevolmente migliorate per Windows Phone 8. In questo caso abbiamo Instagram che è arrivato finalmente su Windows Phone. E vi posso dire che funziona veramente, veramente molto, molto bene. Certo, su Android è sicuramente meglio, anche su iOS, però siamo a un buon punto. La fluidità e la godibilità delle varie applicazioni è veramente ottima, anche per quanto riguarda Facebook, non ve lo faccio vedere, sempre per questioni di privacy, però è migliorato veramente molto dalle versioni precedenti. Oltre a ciò, le applicazioni che vi ho appena detto, solite che ha inserito ultimamente Nokia, oltre che Office che funziona veramente molto bene, OneNote, e oltre a World of Red Bull, l'applicazione ufficiale di Red Bull, anch'essa preinstallata su questo telefono, non ho ben capito il perché di questa installazione, ma quella di Angry Birds, ma poco importa, si può sempre disinstallare, anche l'applicazione abbastanza bella, The Weather Channel. Di Nokia, vedete con solita interfaccia con caricamento alle condizioni, vedete che si vede è veramente ottima e anche qua se la mettiamo sui live ties è veramente ottima. Nokia quindi introduce rispetto agli altri Windows Phone veramente molte molte applicazioni, anche perché nella sezione Nokia Collection Nokia introduce veramente 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 molto. Sono tutte queste qua e sono veramente molte più rispetto a tutti gli altri concorrenti che rendono questo Nokia Lumia e in generale i Nokia i telefoni assolutamente da consigliare se si cerca un terminale con Windows Phone 8. Perché sto consigliando un Nokia? Perché hanno in generale una suite di applicazioni in più rispetto agli altri Windows Phone 8. In generale questo terminale invece, in conclusione, ha un display che se non fosse per le angoli di visione magari non eccellenti e leggermente il problema qua sotto della luminosità è buono. Anche i colori sono abbastanza accesi, si possono anche regolare. Peccato per i 512 MB di RAM, ma la fluidità di sistema è veramente ottima, ovviamente incluso browser e interfaccia, con un ottimo reparto fotografico e oltre che un ottimo reparto telefonico, appunto, buono l'audio per una, ver una, veramente una costruzione veramente molto molto buona. Spero di non avervi annoiato in questa recensione un pochettino lunga. Un saluto da Sergio per appsparadise.it.